avviare la digitalizzazione, arrestare e fermare l'emorragia dell'emigrazione dei giovani che lasciano Caltagirone e ancora dare luogo alla creazione di spazi materiali e immateriali, nonché investire sullo sport. Questi e altri gli elementi e le competenze che Luca Germanà, laureato 27 anni, il più giovane esponente della nuova giunta a Roccuzzo, metterà in campo per porsi al servizio dei giovani e della collettività. Un ulteriore impegno è quello volto ad arginare il dramma della disoccupazione e il comune. In questi casi il giovane assessore ritiene che con i suoi progetti l'ente può fare tanto in questa direzione. Le politiche giovanili di cui mi occuperò saranno improntate senza dubbio a cercare di bloccare l'immensa emorragia di giovani. In fondo il mio motivo per cui sono in politica è proprio come rappresentazione di questo dramma giovanile. Quindi da un lato le politiche giovanili riguarderanno un aspetto sociale e anche psicologico delle nostre nuove generazioni. Abbiamo avuto dei drammi che riguardano i giovani in questa città, è necessario affrontare restituendo degli spazi materiali e immateriali. E poi il tema della disoccupazione giovanile. Non è vero che il comune non può fare niente per combattere la disoccupazione giovanile, può lavorare tanto, ho intenzione di farlo già a partire da lunedì prossimo. Quanto alle politiche giovanili, con particolare riferimento allo sport, Luca Germanà, che ha assunto anche questa delega, approfonderà il massimo impegno per fare di ogni sua disciplina uno strumento educativo e soprattutto, a cominciare dalle strutture e agli impianti esistenti, di porli al servizio del territorio e quindi anche dei paesi limitrofi. Lo sport è un tema che è stato spesso bistrattato in questa città perché non si è data la giusta importanza. Lo sport è uno strumento educativo di portata e di dimensione straordinaria. Quello che dobbiamo fare è mettere a disposizione tutte le risorse che ha l'ente per poter migliorare l'offerta sportiva che questa città può offrire. Perché ricordiamoci che Caltagirone non serve semplicemente i cittadini di Caltagirone, ma è spesso stato un punto di riferimento per tutto il territorio e quindi dobbiamo ritornare a investire sullo sport. Il sindaco nomina altresì la dottoressa.